come tutti i miei video vado a braccio, speriamo di non darci la zappa sui piedi. Ciao ragazzi, eccoci qua. Come vedete non è una puntata risposta alle vostre domande, perché come immaginavo non me ne stanno arrivando più tantissime. Come avevo detto, la curva è quella lì, quindi continuo a farmi le domande, ma c'è un argomento molto importante che vorrei portarvi qui sul canale, che riguarda un pochettino, tra virgolette, i neofiti o comunque chi si avvicina a questo mondo. Perché sia da persone che stanno iniziando a frequentare un pochino il mio negozio, perché comunque piano piano qualcuno inizia finalmente a conoscermi, e un po' perché dalle domande che ho ricevuto ho visto che comunque tanta gente che si sta avvicinando a questo mondo si trova un pochino spaesata, e vorrei cercare di aiutarli un pochino in alcune decisioni che comunque dovrete prendere in futuro, passando un pochino anche per la mia esperienza. Credo che comunque questo canale sia molto importante anche completarlo comunque con fattori esperienziali indispensabili, insomma, per chi si avvicina a questo mondo. Veniamo a noi. Allora, possiamo dividere il mondo del bonsaista, diciamo, in due grosse categorie, ovvero chi comunque prosegue un percorso di studi poi per educare le proprie piante, o chi comunque si trova comunque è piacevole per lui avere dei bonsai in casa, ma non ha troppo schiribizzo comunque a imparare, a studiare e così via, a podarli e quant'altro. Questo comunque è una cosa molto nobile che io apprezzo, cioè anzi io spingo tanti anche i miei clienti comunque magari avere un bonsai in casa, che poi magari seguo io, che comunque potete far seguire a qualcun altro, comunque deliziarvi dell'avere un bonsai in casa, guardarlo, comunque stupirvi dei suoi cambiamenti e così via. È una cosa che comunque apprezzo tanto, insomma una cosa molto nobile se chiunque avesse un bonsai in casa. Discorso diverso invece ce l'abbiamo per chi invece vuole intraprendere proprio questo discorso di bonsaismo come un vero e proprio hobby, come una cosa che comunque ci seguirà quotidianamente per il resto della nostra vita o per variati anni, e comunque ci sono tanti investimenti da fare che hanno un riscontro nel tempo, hanno comunque poi dei frutti se sono dei progetti che sviluppiamo a lungo termine, cioè non sono dei cosi, studio un po', faccio dei corsi e così via, faccio 2 anni di bonsaismo, non ottengo una mazza. Quindi ovviamente dobbiamo considerare che da qui avremo dei risultati a lungo termine. La prima cosa che voglio dire a queste persone, la seconda sarà quale pianta scegliere, ma lo vedremo mercoledì, un discorso molto importante. La prima è che preparatevi, perché è un hobby costoso, molto molto costoso, a partire da tutto, dalla forbice, il terriccio, che manco tanto, però vatti a comprare tutto, il terriccio, i vasi, i bonsai, i corsi, i libri, i concimi, già l'ho detto, non mi ricordo, costa tutto, tutto è molto costoso, di tutto c'è il meglio, c'è la forbice da 10 euro e c'è la forbice da 150, quindi insomma è tutto molto costoso. Quindi prepariamoci a sviluppare comunque un percorso che ci toglierà anche un pochino di dividendi. Quindi insomma, questa è la prima cosa che voglio dirvi. Se avete questa voglia di avvicinarvi al mondo del bonsai, sappiate comunque purtroppo bisogna investirci un pochettino per fare qualsiasi cosa, per ottenere risultati dobbiamo investire, non tanto da subito. Io sono il tipo che quando inizia una cosa voglio comprare tutto, la forbice è bella, quello, quell'altro, possiamo partire piano piano, ma pian piano insomma la spesa sarà alta. Chi fa bonsaismo non ci guadagna mai, anche se comprate piante poi le rivendete ci andate sempre a perdere, tranquilli. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente lasciarci deliziare dal mondo bonsai, quindi ci incuriosiamo, ci ingolosiamo, ci inghiottiamo di qualcosa della pianta, andiamo sempre lì che vediamo i ficus e ci incuriosisce, compriamo sempre le rose alla nostra ragazza e vediamo i bonsai e ci incuriosisce. Qualsiasi cosa, arriviamo a comprare la nostra prima pianta e vedremo poi quale sarebbe meglio comprare, o almeno quale sarebbe meglio comprare come seconda. Una volta che compriamo questa pianta, che facciamo? Ci ritroviamo perduti nei meandri di un mondo difficilissimo. Ci affacciamo su internet, ci affacciamo di qua, ci affacciamo di là, insomma non sappiamo come comportarci. E quindi qui in soccorso vi vengo io con le mie dritte, no, più che altro perché ci sono già passato, insomma ho visto bene o male come funziona, come non funziona e come meglio procedere. Quello che dall'inizio vi sconsiglio è intanto di iscrivervi a dei corsi, cioè è sempre meglio prima di tutto formarci un pochino noi stessi, capire se è una cosa che funziona, prima di andare a spendere tanti soldi, comprare tante cose per poi una cosa che comunque non ci piace, perché nel momento in cui andate a fare un corso la forbice la dovete avere, alcune cose le dovete avere, e quindi è importante prima capire se è una cosa che ci piace, poi proseguiamo su quello. Quindi non è la prima cosa che vi consiglio, e non vi consiglio nemmeno da subito di comprarvi forbici o quant'altro. La prima cosa che dovete fare è imparare a curare la vostra pianta, questo lo dico sempre, la cosa più importante, a parte il video che ho fatto l'altro giorno che è importante osservarle, ma è importante curarle, perché se non siamo in grado di farle sopravvivere è un casino. Non è che vado a fare corso da 3 piotte o vado a comprarmi la forbice da 30 euro pure, ma pure quella da 10 è inutile, tanto poi che sforbici la carta. Quindi prima cosa dobbiamo imparare a curare le nostre piante. In quell'annetto
che impariamo un pochino a curarla, iniziamo a formare noi stessi. E come formiamo noi stessi? Con lo studio. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Comprare un bel libro. Questo dovete fare. E soprattutto, qui, come ho detto all'inizio, magari mi do un po' la zappa sui piedi, poi ci arriviamo al mondo social, come utilizzarlo, come non utilizzarlo, ma dobbiamo imparare, siccome sono sfide quotidiane il bonsaismo, sono comunque delle cose molto difficili che possiamo incontrare nel nostro percorso. Io quando ho iniziato, quando facevo, prima di iniziare a fare i video, non è che c'era tutto sto social, quindi che facevo? Compravo i libri e cercavo le risposte lì. Questa è una cosa importante, sono tanti forum che ormai non ci va più nessuno a scrivere, ma ancora attivi con tante informazioni. Andate a ricercare quelle informazioni, ragazzi. Il bonsaismo è curiosità, è anche imparare ad andare a ricercare. Non facciamo che volete la risposta pronta a ogni vostra richiesta. Questo è in generale, cioè non facciamo che ci buttiamo su un social e poi scriviamo, magari non risponde nessuno, non de qua, non de là. 10 anni fa come si faceva? Si studiava, quindi fatelo pure voi, imparate a studiare, che è importante rifinire la nostra conoscenza. Io tutto quello che ho fatto non l'ho imparato dai social, l'ho fatto studiando, quindi se un giorno pure voi vorrete fare i video, andate a studiare, se no li potete fare. Quindi molto importante, prima cosa compriamo un libro. Libri ci sono di tantissime categorie, sconsigliatissimi quelli delle grandi catene, che ne so, andate a Feltrinelli, sa quello che ben insegna, l'avevo fatto una delle prime puntate su sti libri magnifici, insomma, su come curare i bonsai, lasciate perdere queste cose. Ricciardi, Naka, sta gente qua dove andare a comprare, lasciate perdere gli altri libri se volete comprare libri importanti. Quindi sono libri che rimangono, il Naka è la Bibbia, ce la dovete avere là, che vi guarda tutti i giorni, ogni giorno andate là a spulciare qualcosina. Quelli sono libri importanti, sono libri costosi, una 40 euro al libro, ci vogliono, però serve, se volete avere questo percorso è costoso, ci vuole sto libro. Libri ce ne sono, ripeto, tanti, ma questi sono più importanti. C'è il mio libro, volendo, che ho scritto consapevole della difficoltà di trovare alcune informazioni, costa 6 euro in formato ebook, è molto semplice, gli date intanto una letta, non è come Naga, non è come tanti altri libri, ma vi dà intanto l'infarinatura. Potete intanto iniziare da quello, magari leggete quello, avete buttato 6 euro, non vi piace sto mondo, lasciate perdere. Quindi quello potrebbe essere un'idea per iniziare. Dopodiché andate su libri un po' più importanti e cominciate a formare voi stessi. Iniziate intanto a prendere coscienza di alcune tecniche, coscienza di alcuni modi di educare la pianta, alcuni modi per mantenerla. E questa è la prima cosa che dovete fare prima di iscrivervi al corso, prima di iscrivervi al club, prima di comprare le forbici, prima di comprare qualsiasi cosa. Andate a studiare, questa è la cosa più importante, è il mio percorso, ne vado fiero e ve lo voglio ritrasmettere. Quindi ragazzi, per prima cosa impariamo a studiare, impariamo a ricercare le informazioni sui libri, impariamo quali sono i libri utili e indispensabili lungo il nostro percorso, perché molti di questi libri appunto ci accompagneranno nella nostra educazione bonsai anche a seguire, cioè non sono delle cose che leggiamo oggi e finiscono là, sono molte tecniche anche relativamente avanzate che comunque possiamo poi comunque riapplicare, ristudiare anche dopo magari 3-4 anni che l'abbiamo comprato. Questo è molto importante. Dopodiché i passaggi successivi ovviamente dipendono in base alle nostre possibilità, alle nostre disponibilità, alla nostra comunque voglia di imparare. Il passo successivo è ovviamente magari inserirsi all'interno di un club qualora ci fosse la possibilità. L'ho messo successivamente rispetto allo studio perché ritengo sia importante formare una propria coscienza nell'ambito del bonsai, perché se andate in 10 club diversi e parlate con 100 persone diverse avrete 100, sono 1000 pareri, 1000 persone, sono 1000 pareri diversi su come educare il bonsai. Quindi non dico che dovete fare comunque uno scudo rispetto alle coltivazioni di altre persone, ma è anche giusto entrare in questi contesti con una propria idea. Differente è il corso, perché il corso comunque avete generalmente un maestro preparato, un maestro che lo fa per vivere, che avrà comunque delle esperienze molto importanti nell'ambito del bonsai. Quindi comunque lasciarsi un pochino travolgere, lasciarsi comunque anche spalancare le porte rispetto alle proprie idee, alle idee del maestro, è una cosa buona. Differente è quando andate nel club, in cui c'è l'amatore pazzo, in cui c'è quello che sa tutto lui. Ci sono tante persone che incontrerete con idee, come ripeto, molto molto diverse rispetto magari a quella poca esperienza che potete avere voi, rispetto a una cosa che avete letto voi, perché magari oltre al Naka seguite la rivista Bonsai News, una tra tutte, seguite altri articoli, seguite altre situazioni che vi fanno maturare determinate idee di coltivare le piante. Un'idea stupida, bagnare la sera o bagnare la mattina. Io ve lo dico sempre, bagnare la mattina, ma sono tanti che dicono bagnare la sera.
Quindi è giusto magari formare un proprio percorso, formare una propria idea e non lasciarsi comunque troppo coinvolgere dalle idee di qualcun altro. Questo un pochino in tutto, ma nel bonsai le idee sono talmente confuse che se io come prima cosa mi approccio a un club non riesco a formare una mia idea, non riesco a formare una mia esperienza, non riesco a capire la pianta come deve progredire, come non deve progredire. Quindi prima cosa, come ho detto, imparo dalla mia pianta i bisogni di quella pianta e come fare bonsaismo. È il mio primo maestro è la mia pianta, questo è molto importante. Seconda cosa, mi acculturo a livello generale, quindi libri, quindi canali YouTube, quindi tante piccole cose che possono darmi quelle informazioni. Il mio ambito, il mio compito nella vostra educazione è questo, è quello iniziale. Io arrivo fino a un certo punto, dopodiché interviene qualcun altro. Questo l'ho sempre detto e qui in questo video lo voglio rimarcare. Quindi io ci sono in questo ambito, voi iniziate, vi incuriosite, ci sono io, c'è Davide Franzini, c'è il Diario del Bonsaista, c'è il NACA, ci sono tante piccole cose che aiutano a formare il vostro percorso, aiutano ad arrivare fino a un certo punto, dopodiché interviene il club o il corso. Ovviamente sono due cose che possono viaggiare parallelamente, perché il club è una cosa che mi può accompagnare per decenni. Sto lì dentro, c'è quello che porta la pianta nuova, c'è quello che lavora quell'altro, c'è quello che lavora di qua, quello che lavora di là. Allora, quello che vi consiglio io è comunque di entrare, tra virgolette, un po' preparati, di non entrare lì proprio senza sapere niente, perché quando vedete una lavorazione non è che dovete sapere per forza come si fa o come non si fa, però capire bene o male cosa sta facendo, perché poi magari davanti avete un bonsaista molto esperto che sa fare grandi lavorazioni ma che magari non sa spiegarle. Quindi se io mi approccio a questo ambito, andiamo a fare una potatura di un abete enorme con questo ragazzo che ha portato sta abete fighissimo, però non so che sta facendo e lui magari è bravissimo ma non è bravissimo a spiegare, ci sta, insomma, quanti sono dei geni ma non sanno insegnare. Quindi magari, però ho letto il libro del Diario del Bonsaista e quindi so che la potatura va fatta contando le gemme e così via, quindi lo vedo e so cosa sta facendo. Seguo il canale che l'ha detto, lo vedo, ho capito. Ho letto il Naka che ha detto che bisogna potare là, lo vedo, capisco. Quindi è molto importante prima di tutto formare noi stessi, imparare dalla pianta, imparare dal libro, imparare da quello e poi vado in questi percorsi. Ovviamente il percorso del corso, se fatto a livelli alti, è indispensabile, perché ti dà quella sicurezza che non avresti se non li fai. Il club ti aiuta e quant'altro, è molto bello condividere alcune cose, ma quando c'è una persona che tu paghi per insegnarti qualcosa è diverso. È inutile dire di no, è molto importante. Con questo non voglio andare contro club o contro qualcosa o contro niente, hanno un loro posto importante, ma il corso c'è un posto indispensabile. Se voi volete fare bonsaismo ad alti livelli, andate a vaffancorso. Nel senso, potete farlo per 20 anni, autodidatti, quello che volete, ma la sicurezza che vi dà fare un corso, soprattutto, tra virgolette, all'inizio, mi sono un po' formato, ho studiato la mia pianta, sono un paio d'anni che la sto coltivando solo, ma vado a fancorso. Mettete tutto quanto in linea, fate scopa proprio, risolvete qualsiasi dubbio della vostra esistenza, perché acquisite la sicurezza nell'agire. Devo fare un rinvaso, lo faccio a occhi chiusi. Devo fare una potatura, lo faccio a occhi chiusi. Il corso arriva fino a un certo punto. Da là in poi c'è il club, ci sono tante altre cose, ci sono dei corsi un po' più specializzati, ma le lavorazioni di alcune piante, alcune particolarità, alcune chicchette ce l'avete dal club e da chi frequenta il club. Perché voi magari vi indirizzate verso un determinato percorso, una determinata storia, un determinato tipo di piante, magari non ne gestite alcune. D'altra parte c'è un mio amico che frequenta il mio corso che si specializza in Shoin, che si specializza in ginepri, e quindi magari porta quel bel ginepro che voi non comprerete mai e imparate a lavorarlo, imparate a fare la lavorazione del legno, imparate a fare quello, imparate a fare quell'altro, perché lui comunque li gestisce, ce l'ha, li lavora e quant'altro. Voi dall'altra parte siete in fissa con i ginepri, c'era quello, con gli aceri, vi sviluppate lì, sapete qualsiasi minima cosa di quello là e portate le vostre esperienze al club. Quello è molto importante. Il corso arriva fino a un certo punto perché gli insegnamenti sono quelli. Dovreste fare dei corsi pluriennali e ci sono, se avete la possibilità di farli, anche per corsi che sono a 5-10 anni, lì ovviamente vi danno un'inquadratura completa, ma magari non su tutte quante le piante. Quindi è molto importante fare il corso e dopodiché continuare a sviluppare comunque le vostre idee
e continuare comunque a ricevere informazioni magari da altre persone che frequentano un club che magari avete modo di visitare, avete modo di trattare su piante che solitamente non avete. Un discorso complicatissimo questo, veramente non so perché ho voluto farlo, però penso che possa essere d'aiuto a molti, perché tanti vedo che comunque fanno fatica a avvicinarsi a questo mondo, fanno fatica a capire quello che ci vuole, quanto comunque generalmente viene a costare, e quindi è bene saperlo. Insomma, iniziate, comprate la vostra prima piantina, vi comprate un bel libro, ripeto, potete anche iniziare dal mio, che è il più stupido dei libri, almeno costoso, e non arriva assolutamente ai livelli del Naga o di tanti altri libri, ma mi dà comunque una prima infarinatura, vi dà comunque un'idea di quello che, del percorso che state facendo, vi dà un'idea del materiale che è utile acquistare, e poi piano piano salite, piano piano vi comprate la forbice da 10 euro, poi salite a quella da 30, poi la forbice per tagliare le radici, piate sto forbiciaccio così e tagliate tutto quanto non serve, la tronchese magari arrivate a prendere una bella Masakuni. Sono tanti piccoli step che vanno passati, e questo va di pari passo alla vostra esperienza. Quindi iniziamo a leggere, compriamo la prima formicetta da 10 euro, cominciamo a spulciare qua e là le piante, dopodiché passiamo magari al club, quella la pianta mi incuriosisce, allora me la compro, allora prendo magari la tronchese un po' più grandina perché la pianta è un po' più grande, dopodiché vado a fare un corso che allora mi serve il filo, mi serve il tavolino, mi serve il piegafilo, mi serve quello, mi serve quell'altro, mi serve quell'altro. Come io, quando ho iniziato da Crespi, ho dovuto comprare, direi di Dio, perché è quello che serve per corso. Quindi nel momento in cui vi iscrivete a un corso, non lo fate subito, perché richiede anche dei materiali molto, tanti materiali, non costosi, ma tanti materiali. E quindi, insomma, è importante arrivarci in un momento in cui sapete che è quello che volete fare. Quindi, ripeto, studio, poi magari vado al club, mi incuriosisco, mi iscrivo all'università e so che devo comprare un po' di roba. Ragazzi, io spero di essere stato d'aiuto a molti di voi. Per qualsiasi cosa, in descrizione c'è sempre il mio libro. E niente, ragazzi,